E ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale! Oggi facciamo la terza puntata di Barbie gioca con la moda e qua. Mi piacciono queste scene, le faccio. Vabbè, allora iniziamo. Ho preso il vestito. Ok, adesso andiamo. Andiamo a Barbie. Aspetta, no, la magia. Magari. Abracadabra, tralala. Allora, Barbie è davvero bella così. Non so se vedete, ma c'è l'ombra lì. Vabbè. Quanto è bella con questo vestito. Povera Barbie. Adesso sfogliamo la lista. Gli levo il... Oddio. E adesso sfogliamo. Ispirazione poetica. Di Teresa. Ah, già questo. A proposito di Teresa, adesso mettiamo il vestito Teresa perché è questo qua. Dopo vi faccio vedere il giornale. Evviva! Preso! Adesso mettiamo la Teresa. Anche a Anita. Piace tanto questo scenario. Abracadabra, tralala. Oh, ok, ecco qui. Let it go. Il mantello, quindi mi ricordo un po'. Adesso sfogliamo la rivista. Aspettate, prima metto seduta Teresa. Allora, Anita è solo qui per guardare, lei non si mette. Serata a Parigi. No, non c'è Teresa. La gattina. Vabbè, le stai scambiando. Questo si è staccato dalla stampella perché. Ok, mettiamo la Barbie. Tanto anche se non lo tieni per così sulla stampella, fai allo stesso la magia. Barbie, mettili bella così. Abracadabra, tralala. Allora, come prima cosa la magia ha fatto comparire anche il giornale perché vedete, non c'è più. Allora, ecco qui il giornale e ecco qui il vestito. Il giornale potrebbe fare anche da tappeto. Ok, adesso guardiamo il giornale. Aria di festa, grazie. È una R. Aria di festa. L'avevo quasi scambiata per Teresa. Stanno facendo cosa? La pizza è viva. Questa è Daisy. Ricordo il nome. Mi piace cantare. Sì, anche ballare. Allora, ecco qui il vestito che chi lo posso mettere perché si è viola a Teresa. In piedi Teresa. Stavo per dire dove sono le scarpe di Teresa. Teresa non ce l'ha mai le scarpe. Oddio, perché si leva la stampella? Abracadabra, tralalalalalala. Anche adesso è comparso il giornaletto. E se dite quella parola magica che dico per mettere i vestiti alle Barbie, doppia, vi fa comparire anche questo. E non dicete bingar, leviosa. L'ho appena detto, ma non è volato niente perché non aveva la bacchetta. Teresa. Barbie. Vabbè, guardalo, guardalo. Teresa! Teresa è famosa in tutto ce l'ho fatta, più o meno. Questo qui, dopo tiro fuori il giornale. Ok, questo è l'ultimo di questo video, questo vestito bellissimo. Ce ne sono altri più belli, però pure questo è bello. E qua c'è la cosa, fascia, come si chiama? E questo,
Complimenti Barbie, ti dovrai alzare a mettertelo. Anzi, in realtà ti dovrei alzare e basta, perché tanto lo fa la magia. Abracadabra, tralala. Allora, ecco qui, vestito. Qui non se l'è morso nessuno e non si è rotto, è fatto apposta. Adesso sfogliamo il giornale. Ah no, aspetta, allora stranamente io ho fatto la magia doppia, però non mica mi è venuto qui il giornaletto. Aiuto! Non so neanche come ho fatto a mettermi così. Sulla cosa di Wingardium Leviosa, se Hermione fosse qui cosa direbbe? È Leviosa, non Leviosa. Non abbiamo detto Leviosa, quindi ok. Ricordatelo, perché se poi andate a corsa e sbagliate l'incantesimo alla fine. Si è Teresa! Tu non sei. E questo è il prossimo del prossimo video. Allora, mi sono dimenticato di dirvi qua il titolo, chiamiamo così. Sognando Roma. Ah, evviva! Allora, aspettate che stanno per così le barbe, non riesco a trovare la mia posizione. Allora, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Cliccate qui per iscrivervi al canale e qui per vedere un'altra puntata. E poi mettete, allora, se vi è piaciuto questo video, mettete bellissimo mi piace, anche doppio, no, doppio non esiste purtroppo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!